Diciamo, i competence center diciamo, sono diventati recentemente soggetti attuatori del PNRR, ma comunque continuano in linea con quello che era l'obiettivo iniziale della nascita dei centri di competenza, che è fare il trasferimento tecnologico e aiutare le aziende nel percorso di digitalizzazione. I servizi che noi offriamo sono servizi di orientamento e consulenza, cioè il percorso di digitalizzazione, sono servizi che hanno a che fare con la formazione, perché riteniamo che l'upskilling e reskilling delle risorse sia ancora un tema molto forte, e servizi di trasferimento proprio tecnologico e sperimentazione per gli asset che il Medtech mette a disposizione. Sono servizi che in questa fase diciamo, del PNRR permettono alle aziende di poter accedere con una scontistica estremamente elevata, per le piccole e medie imprese può arrivare anche all'80%, mentre invece man mano decresce la percentuale di sconto in funzione della crescita dell'azienda. Oggi diciamo, il Medtech è presente al tavolo diciamo, come sponsor per il premio che verranno date le start-up a novembre. Il nostro è un premio che abbiamo voluto dedicare al tema dei dati, perché riteniamo che tutta la parte big data e data analytics sia un tema estremamente importante, specialmente poi oggi che si parla tanto di intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale si basa sui dati, quindi se non abbiamo dati sicuri e in qualche modo trusted, quello che l'intelligenza artificiale produce sono dati falsi. Per quanto riguarda invece un tavolo di lavoro su cui lavoriamo, con il Comune di Napoli e ad altri comuni, noi vogliamo diciamo, presentare invece il tema delle industrie creative e culturali, quindi con un punto di vista sia dal punto di vista delle istituzioni e un punto di vista diciamo, delle imprese, su quello che sono le esigenze diciamo, formative di competenze nell'ambito delle industrie culturali, di cui Napoli ovviamente se ne fa vanto, è una delle sue bandiere, uno dei topics su cui si muove.